Ed è arrivato il momento dell'approfondimento, parliamo di lotta alla povertà, quattro proposte possibili e 10 fake news, 10 notizie false da evitare. Lo facciamo grazie alla presenza e alla competenza del portavoce di Alleanza contro la povertà in Italia, Antonio Russo, in collegamento con noi. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Allora, prevenire e contrastare la povertà nel mondo, in Europa, in Italia, un impegno non più rinviabile. Voi avete lanciato quattro proposte per una nuova politica e un nuovo approccio culturale al tema. Quali sono queste proposte? Ma sì, allora, intanto consentitemi un saluto alla mia terra, baciata da Dio e dalla bellezza, e quindi insomma sono molto contento di essere, buongiorno, con voi stamattina. Ecco, ciò detto, le quattro proposte partono da un'emergenza vera e propria, nel senso che viviamo in un paese in cui ci sono 6 milioni di poveri assoluti e 2 milioni e quasi 300 mila famiglie in povertà assoluta. Questo ha spinto nel corso degli ultimi 11 anni l'Alleanza contro la povertà a formulare ai governi che si sono succeduti nel tempo e quindi anche a questo una serie di proposte per in qualche modo invertire la rotta, perché noi riteniamo che questa deriva vada fermata al più presto. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della povertà abbiamo appunto richiesto al governo cosa? Quello che avevamo già chiesto qualche mese fa attraverso un position paper che si può scaricare integralmente dal sito dell'Alleanza www.alleanzacontrolapovertacontro.it, questo insomma per quelli che volessero approfondire. Sostanzialmente cosa diciamo noi? Diciamo che fino all'entrata in vigore della legge 85, per farci capire, quella che ha sostituito il reddito di cittadinanza, in questo paese vi era una misura diretta di contrasto alla povertà, una misura diretta e universalistica. Con l'introduzione di questa legge, purtroppo, si è passati a una misura non più diretta e categoriale. Infatti, sono stati introdotti l'ADI, l'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro. Cosa ha prodotto questa cosa? Che sostanzialmente le persone, la platea delle persone in povertà assoluta, voglio ricordarlo, non in povertà, è raddoppiata. E cioè dividere i poveri o le persone che hanno delle fragilità sociali alle spalle in persone che hanno particolari problemi di disabilità o per fasce di età, come è stato fatto in questo caso, no? Perché l'ADI la si può ottenere soltanto fino a 18 anni e dopo i 60 anni. Come dire, tutti quelli in mezzo, tra i 18 e i 60 anni, sono persone che possono essere avviate al lavoro. Noi sappiamo che non è così, che non è così, e che appunto, secondo noi, questa è la prima proposta che noi abbiamo fatto al governo, si ritorni a una misura universalistica come era per il reddito di inclusione introdotto dal governo Gentiloni e poi con il reddito di cittadinanza. Questa è la prima proposta, Sottolineo che siamo Antonio. l'unico paese in Europa a non averne più uno. Ecco, ormai siamo l'unico paese in Europa a non averne più uno. Questa è la prima Quindi questa è. proposta. Andiamo con la seconda, la terza e la quarta, perché poi vorrei soffermarmi anche sulle fake news che sono molto interessanti, su queste notizie false che La circolano seconda in proposta merito. è intanto recepire nella legge di bilancio gli emendamenti che noi abbiamo proposto, cioè intanto rivedere la scala di equivalenza, una cosa tecnica complicata da spiegare in 2 minuti, rivedere anche in qualche modo la soglia reddituale di accesso differenziato, per esempio, per le persone che sono in locazione, portare gli anni di permanenza di residenza in Italia degli stranieri da 10 a 2, perché ci sono famiglie straniere, persone straniere che vivono nel nostro paese, che sono regolarmente residenti e che non possono percepire neanche questa misura. E poi ancora l'osservazione sulla quale ci siamo fermati è questo di riconsiderare in qualche modo anche una, lasciatemela chiamare, subcultura che sta crescendo, e cioè quella che in questo paese i poveri lo siano un po' per colpa. Sta crescendo questa idea che la povertà è una colpa, che la povertà sociale è una colpa sociale. Non è così. Ecco perché abbiamo scritto queste 10 fake news che è possibile scaricare sempre dal nostro sito, dove dimostriamo molto così, in 2 paginette, senza dover scrivere un'enciclopedia, dimostriamo che la povertà assoluta esiste nel nostro paese,
I numeri sono quelli che ho detto, un italiano su 10 è povero assoluto, mentre lasciamo sullo sfondo il tema della povertà relativa, cioè di quelli che possono scendere verso la povertà assoluta, i percettori di sussidi non sono furbetti, non sono persone che non hanno voglia di lavorare, sono persone che lavorano. Ricordo soltanto così per grandi temi che questo è un paese in cui i working poor, come vengono definiti, cioè le persone che lavorano e sono povere, hanno raggiunto purtroppo una percentuale molto molto alta. E non è vero che le misure di contrasto alla povertà, cioè i soldi pubblici che vengono investiti per la povertà, sono soldi sprecati, tutt'altro. Sappiamo che nell'ultima mensilità, nell'ultimo periodo in cui è stata erogata la precedente misura, quella prima della legge 85, sono state praticamente diminuite le disuguaglianze sociali dell'1,8%, cioè quella fascia di persone che era a rischio di povertà è diminuita dell'1,8%. Quindi la povertà, quindi, non è una colpa, come dicevo. Chi lavora, lavora ed è anche povero. L'altra differenza è che se una volta si nasceva poveri e si poteva riscattare quella posizione, oggi purtroppo gli studi ci dicono che chi nasce povero rischia di morire povero. Quindi sta succedendo qualche cosa in questo paese che va osservato. Non è vero che i poveri sono tutti stranieri, sono l'1% gli stranieri poveri, quindi l'altra parte sono italiani, e non è vero neanche che la povertà riguarda solo i giovani, perché è trasversale a tutte le età. Certo. Si immagini che il 6,2% degli anziani over 65, diciamo, è povero nel nostro paese. Ecco, queste sono alcune piccole informazioni che noi abbiamo voluto dare attraverso questi 10 fake news, proprio perché, ecco, non si cada nella trappola di semplificare. Noi siamo di Esatto. fronte anche a persone, diciamo, che fanno politiche, che hanno ruoli importanti, che a volte fanno delle pericolosissime semplificazioni che inquinano la visione reale delle cose e appunto immettono nella cultura di questo paese una serie di errori che secondo me vanno assolutamente evitati. Ecco, come dicevi, non bisogna semplificare, non bisogna neanche generalizzare. Grazie per la sintesi, Antonio, grazie appunto per queste indicazioni importanti. Ricordiamo che sul vostro sito internet si possono leggere nel dettaglio tutte le informazioni di cui abbiamo parlato quest'oggi. Ricordiamo l'indirizzo, per favore. www.alleanzacontrolapovertà.it. Benissimo, quindi basta digitare alleanzacontrolapovertà.it. Io ringrazio il portavoce di Alleanza contro la povertà in Italia, Antonio Russo, per essere stato con noi. Sicuramente ci risentiremo e ti aspettiamo nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Grazie a Grazie. te, grazie, grazie ancora. Buona giornata a tutti e a tutti.